di sinergia con gli stakeholder cittadini. Io mi vorrei soffermare oltre su questo fatto, come diciamo provo, stiamo ricercando invece una sinergia molto forte con i cittadini veri, con le persone. Questo è un po' il nostro, diciamo, mandato, anche perché voi sapete io sono nuovo, noi siamo insediati un mese e mezzo fa, e questa ricerca appunto di sinergia con i cittadini per noi è fondamentale per ricreare, diciamo, anche un po' questo clima, diciamo, di appartenenza alla città e di coinvolgimento poi anche nella fase più progettuale degli eventi. Quindi vi volevo accennare a un'iniziativa che noi abbiamo organizzato quest'anno insieme alle altre, e poi vi dirò, che è quella appunto di coinvolgere i cittadini nell'addobbo delle porte del centro storico di San Giovanni, particolare della città murata. E l'iniziativa è stata organizzata con il comitato residenti centro storico, si chiama Natale alle porte, e consiste nel mettere una ghirlanda appunto alla porta, che poi sarà giudicata dagli amici del Photocap il palazzaccio, e poi i cittadini, le prime cinque, diciamo, si porte risulteranno vincitrici, riceveranno un premio che è un panettone offerto dai pasticceri del centro storico. Ecco, una cosa ci ha colpito molto, perché a oggi, prima ancora di iniziare, noi abbiamo già distribuito quasi 100 ghirlande, il che vuol dire che noi abbiamo intercettato l'interesse di circa 250 famiglie, perché voi pensate che in ogni portone ci stanno anche più di una famiglia. Quindi questo ci ha colpito molto, perché secondo me questo sta a significare anche che da parte dei cittadini c'è questa voglia di diventare anche attori, prendono un po' anche il via a addobbare il centro storico, perché magari fino ad oggi qualcuno si riguardava un po', anche perché magari vedeva che c'erano già le luminarie dei commercianti, eccetera. Però ecco, dico, si è avuto questa testimonianza. Quindi per me, questo, per noi, per la Prologo, questo è un segnale abbastanza forte che ci incoraggia a coinvolgere i cittadini anche in altri periodi dell'anno e anche in altri tipi di iniziative. Poi, per quanto riguarda il nostro lavoro, come sempre noi abbiamo pensato alla dopo della piazza. L'assessore prima ha rammentato la giostra, questo pomeriggio finalmente, dico io, arriverà l'albero di Natale, perché già c'era la preoccupazione in giro per San Giovanni che quest'anno l'amministrazione o la Prologo non avrebbero fatto l'albero di Natale. Ora io non so come sarà, per me è un albero abbastanza interessante, bello, anche di dimensioni abbastanza importanti, non vero chiaramente, e quindi credo che la gente, non tutta come sempre, ma in gran parte penso sì, sarà accontentata. Le altre iniziative che noi portiamo avanti ormai da tempo sono quelle relative ai bambini, alle loro famiglie. Infatti ci saranno sempre il solito Babbo Natale durante un lungo corso. Ci saranno altre iniziative sempre sul tema del Babbo Natale, subito prima di Natale, sempre la vigilia o due giorni prima, ora il programma non riesco a leggere perché è scritto un po' troppo piccolino. Ci saranno poi i soliti mercatini che la Prologo ha sempre organizzato, sembra 3 o 4 da ora fino ad arrivare alla prima della Befana. Ci sarà poi anche un evento per la Befana, che è la Befana Acrobatica. Cioè noi, in accordo anche con l'amministrazione comunale, perché poi questo tipo di evento si svolgerà in questo palazzo, cioè ci saranno delle persone che si caleranno dalla torre del comune vestite da Befana o da eroi dei bambini di oggi, e consegneranno dei piccoli doni ai bambini sulla strada. Queste, diciamo, sono un po' le iniziative che noi gestiamo direttamente e che ci preoccuperemo anche. Uno degli aspetti fondamentali anche della Prologo in questa fase è quello della comunicazione. Ci preoccuperemo di comunicare nel miglior modo possibile alla cittadinanza, non solo sangiovannese ma valdarnese tutta, attraverso gli strumenti che abbiamo, cioè vale a dire il nostro sito, i social, manifesti, locandine e volantini che saranno consegnati un po' in tutta la vallata. Una piccola precisazione, cioè un suggerimento: per il concerto gospel del 12 di dicembre, che a quanto mi risulta uno spettacolo molto interessante, molto bello, la Prologo fa la prevendita dei biglietti. Quindi volevo invitare, attraverso magari
poi i cittadini a presentarsi alla Provoco a acquistare il biglietto, perché fra l'altro il tempo a disposizione è anche abbastanza poco, perché il 12 di dicembre praticamente fra una settimana, quindi c'è rimasto poco tempo. Io non vorrei dilungarmi oltre.